Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Tutto ruota attorno al Green Pass. La paventata introduzione dell'obbligatorietà del certificato verde in tanti aspetti della vita quotidiana è il tema del momento, sia tra i cittadini che nei palazzi della politica. Queste le posizioni emerse all'interno del Consiglio regionale. È sicuramente una misura di libertà. Offre a tutti coloro che sono vaccinati la possibilità di agire, operare, con anche l'opportunità di entrare in palestre, vivere spettacoli, essere al cinema, al ristorante, al chiuso, perché per l'aperto sappiamo che non è necessario. E conseguentemente io la vedo come, da un lato, uno stimolo alla vaccinazione, perché è chiaro che chi si vaccina con il Green Pass ha più opportunità, e dall'altro è l'espressione di una libertà che attraverso la vaccinazione si raggiunge. E penso che onestamente sempre più abituandoci a convivere con la presenza di un Covid che sarà sempre più ristretto nei suoi ambiti, perché sempre più saranno le vaccinazioni, è evidente che non si porrà nemmeno più il problema dell'uomo che, o della donna che non ha avuto la possibilità di vaccinarsi. Stiamo vivendo giorni ancora molto complicati, la variante Delta è arrivata anche qui da noi e questo, come dire, provoca ancora forte preoccupazione. Credo che la scelta del governo sia una scelta corretta e che anzi dobbiamo valutare nelle prossime settimane se anche sui mezzi di trasporto, nelle scuole, sia necessario fare il Green Pass. Il mio appello alle cittadine e ai cittadini della Toscana è quella di vaccinarsi tutti, perché vaccinarsi non vuol dire difendere e tutelare solo se stessi, ma vuol dire tutelare tutti gli altri, tutti i cittadini. E questa è una scelta importante. Io mi auguro che ciascuno di noi possa vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Noi siamo pronti, l'avete visto in questi giorni. Più dosi ci venivano date e più noi siamo in grado di vaccinare, e questo è lo strumento migliore per provare ad uscire da questa terribile pandemia. Noi siamo favorevoli, lo abbiamo proposto, siamo convinti che il Green Pass sia una misura fondamentale per mettere in sicurezza i cittadini toscani e italiani, per dare garanzia alle attività economiche di bar, di ristorazione, del turismo, di continuare a lavorare in maniera ininterrotta. Chi fa impresa vuole lavorare, non vuole vivere di sussidi, vuole avere l'opportunità di lavorare in sicurezza, lo dobbiamo ai cittadini toscani, agli italiani, e lo dobbiamo perché così facendo sono anche aumentate il numero delle vaccinazioni. È positivo. Noi abbiamo promosso questa battaglia, l'abbiamo difesa nei banchi del Consiglio regionale e ne siamo fortemente convinti che possa aiutare a salvare tante vite e soprattutto a mettere una barriera forte alla diffusione del virus che ancora non è terminato. La posizione della Lega sul Green Pass è che così com'è non va bene, va sicuramente rivisto. In particolar modo dobbiamo tener conto in Toscana del fatto che noi siamo comunque sempre l'ultima regione tra le 20 d'Italia per somministrazioni di vaccino effettuate a ciclo completo, quindi le due dosi. E soprattutto siamo sempre nelle ultime posizioni per quanto riguarda le dosi consegnate e le dosi somministrate. Quindi serve sicuramente una spinta in più sulla campagna vaccinale in Toscana, come purtroppo abbiamo vissuto in questi mesi. La Toscana è sempre rimasta vincolata da quell'errore iniziale di non vaccinare da subito i più fragili e gli ultraanziani. La nostra posizione è una posizione di contrarietà. Il vaccino non ferma la circolazione del virus, ma limita gli effetti della malattia. Cioè, se tu sei vaccinato puoi comunque trasmettere il virus, ma hai meno probabilità di contrarre il Covid-19 in maniera forte, quindi di finire in ospedale, di intasare le terapie intensive o di arrivare alla morte. Quindi, se questi sono i dati, noi abbiamo bisogno in Italia di fare una cosa semplicissima, cioè di incentivare, di pregare, di spingere, di convincere a vaccinarsi tutti coloro che, qualora contraessero la malattia, hanno un rischio oggettivo di andare a intasare le terapie intensive, finire in ospedale o arrivare alla morte. E i dati ci dicono
che chi è in questa condizione sono gli over 60, perché chi ha tra 40 anni e 60 ha lo 0,2% di possibilità di contrarre la malattia in maniera seria, chi ha meno di 40 anni ha lo 0% di possibilità di morire. Quindi noi dobbiamo spingere a vaccinarsi, dobbiamo incentivare i vaccini, dobbiamo fare campagne mirate a convincere chi ha più di 60 anni a vaccinarsi. Cosa fa il Green Pass? Il Green Pass fa l'esatto contrario, cioè il Green Pass limita la circolazione soprattutto di chi è più propenso a frequentare luoghi affollati, locali, ristoranti, treni, aerei, e i dati ci dicono che sono esattamente gli altri. Noi abbiamo sempre sostenuto che dal momento in cui uno si vaccina, quel vaccino deve portare anche alcuni benefici. Ci sono i benefici personali, i benefici che riguardano la collettività, ma quel beneficio però deve essere anche un beneficio che ti consente di andare in alcuni luoghi. Naturalmente noi siamo fermamente contrari al Green Pass per entrare nei bar e nei ristoranti, anche perché ci siamo posti un tema. Io vado, sono vaccinato, ho il Green Pass, vado a mangiare, ma dovrei avere anche la certezza che camerieri, cuochi, pizzaioli, ho la stessa certezza, devono avere il Green Pass. Invece così non è, non so se sono vaccinati e non so nemmeno se sono tamponati. Però quello strumento può essere uno strumento utile, per esempio, per entrare nei teatri, per entrare nei cinema, cioè per garantire a quei luoghi che sono stati chiusi fino ad oggi di avere una capienza piena. Guardate, gli aerei entri o con il Green Pass o con il tampone, ma lo fai a capienza piena. Non si capisce perché, se uno è tamponato non ha il Green Pass, può andare a un teatro a capienza piena, può tornare al cinema a capienza piena, può andare a degli eventi sportivi a capienza piena. Allora sì, questo ha un senso. Naturalmente rimane per noi la libertà dell'individuo di scegliere, con la consapevolezza che dove finisce la tua libertà inizia quella dell'altro. È stato importante rimodulare l'utilizzo del Green Pass così come è stato rivisto dal governo centrale. Sottolineo però che perché questo Green Pass possa essere uno strumento di sicurezza e non di limitazione per le persone, deve essere fondamentale che le regioni mettano a disposizione la possibilità di vaccinarsi per tutte le persone, per tutti coloro che lo vogliono, e devo dire che da questo punto di vista ci sono stati molti intoppi in Toscana per quanto riguarda l'accesso alle vaccinazioni, e questo quindi ha creato una discrepanza in pratica tra quella che è la volontà di molte persone e quello che in realtà è stata la condizione in cui ci siamo trovati. Il quadro economico e sociale generale, la manovra finanziaria per il 2022, il piano di razionalizzazione delle società partecipate. Sono queste le tre grandi aree d'analisi del documento di economia e finanza regionale 2022, che è stato approvato a maggioranza dall'Aula consiliare. Il Consiglio regionale ha approvato il documento di economia e finanza per l'anno 2022, che è il principale documento programmatorio per l'attività di governo della Regione Toscana per il prossimo anno, un atto programmatorio che dovrà essere integrato dalla nota di aggiornamento al DEF che arriverà in autunno e che deve comunque saldarsi con un quadro che non è ancora propriamente integrato, poiché la parte programmatica di questo documento ha bisogno di ancorarsi al piano regionale di sviluppo, che al momento non è ancora stato posto all'attenzione del Consiglio regionale da parte della Giunta. Inutile dire che il quadro nel quale si inserisce questo documento di economia e finanza è un quadro estremamente complesso, derivante dagli effetti della pandemia, alla luce del quale è difficile anche calibrare esattamente quale potrà essere la manovra per l'anno 2022. L'unica certezza che ad oggi abbiamo è che quella manovra non potrà comportare degli aggravi fiscali a carico dei cittadini, perché questo sarebbe incompatibile con le prospettive di ripresa dell'economia che tutti ci auguriamo possano esserci alla fine della pandemia. In ogni modo, c'è una parte importante di questo documento che si occupa delle società partecipate della Regione Toscana, soprattutto quelle che presentano profili di criticità, evidenziando una serie di aspetti che consentano di superare queste problematiche quanto prima possibile, nell'interesse stesso dei servizi che queste strutture erogano. È tutto tranne che un documento di programmazione, cioè quello che dovrebbe essere. È un documento monco, è un documento con tante aree non approfondite, è un documento che lascia anche basiti, perché
dimostra una scarsissima programmazione da parte della Giunta. Un esempio su tutti, cioè noi dobbiamo fare i conti con quello che sarà il mondo, non soltanto la Toscana, ma il mondo nei prossimi 5 anni. Il mondo nei prossimi 5 anni vivrà, e non lo dice Francesco Dorselli, lo dicono gli economisti, vivrà una ripresa economica sicuramente, ma alla quale non corrisponderà un aumento di ricchezza. Purtroppo l'Italia è il paese che in Europa sta pagando più di tutte le altre il calo di ricchezza, quindi noi avremo un aumento di disoccupazione dovuto allo sblocco dei licenziamenti. Avremo tante attività piccole, commerciali, medie imprese che saranno costrette a chiudere e rappresentano il tessuto produttivo del paese. Avremo tante persone che non potranno più permettersi nemmeno di pagare le tasse, perché non ci dimentichiamo che in Italia c'è la cultura delle tasse. L'italiano medio è quello che, anche se ha difficoltà economiche, non viola mai la bolletta da pagare o il modulo delle tasse da pagare entro la data corretta. Ma gioco forza, nei prossimi anni questo diminuirà. Non ci sarà più questo gettito tributario a cui siamo abituati, e la Regione Toscana non ha pianificato nessun tipo di entrata alternativa. Ha fatto meramente un calcolo, cioè entreranno meno soldi? Perfetto, meno soldi più tagli. E l'allarme sui tagli non è lanciato soltanto dalle opposizioni, l'allarme sui tagli è lanciato da UFI, è lanciato da ANCI, tutti stanno attaccando la Regione Toscana che sta rispondendo ad un calo, ad un aumento della povertà con aumento di tagli. Nell'ultima seduta del Consiglio si è parlato a lungo anche di viabilità e infrastrutture, con la Firenze-Pisa-Livorno finita nuovamente al centro delle polemiche alla luce delle tante problematiche riesplose nel periodo estivo. Ascoltiamo. C'è stata una dialettica molto serrata ma finalizzata al bene, cioè finalmente a stabilire che quella infrastruttura ha bisogno di una prospettiva lunga, di lungo periodo, non soltanto di essere rattoppata, rimessa in sesto e di un rimedio ai danni momentanei. C'è bisogno di una prospettiva di utilizzo, di manutenzione, anche di organizzazione dello sfruttamento di quella infrastruttura. Che poi la società Strade Toscane possa essere il soggetto più adatto, questo lo vedremo. Certo, c'è bisogno di un congegno che tenga insieme tutte le esigenze di un territorio complesso e di una rete viaria che è diventata strategica e sempre di più insieme alla rete autostradale. Dalla campagna elettorale siamo partiti con una terza corsia imminente e veloce, poi si passa a una non realizzazione di una terza corsia perché i milioni che servono sarebbero troppi da supportare interamente come Regione Toscana, si spera in un nuovo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, poi addirittura la Giunta regionale sceglie di tagliare per circa 1 milione di euro le spese di manutenzione invece della FIPILI, un altro tema fondamentale che non ci aspettavamo assolutamente dopo questo periodo in cui la FIPILI ha subito ulteriori rallentamenti, ulteriori problemi appunto dal punto di vista anche di investimenti. Oggi in Consiglio regionale arriva una mozione dove si riparla del piano degli investimenti, non si fa menzione di questa società, quindi non capiamo se questa società ci sarà. A breve ci sarà la scadenza anche dell'appalto, se non erro a fine settembre, per quanto riguarda la manutenzione. È stata anche lì una gestione molto improvvisata. Noi abbiamo stanziato 4 milioni di euro a dicembre del 2020 per fare perlomeno i primi interventi, quello della frana della Strassigna, le prime manutenzioni a questa strada. È assurdo, ma veramente, lasciatemelo dire senza polemica, ma è assurdo che dopo 6 mesi da quello stanziamento di fondi da parte della Regione Toscana, il sindaco metropolitano, che ricordiamoci, la città metropolitana di Firenze è l'ente che ha in capo la manutenzione di quella strada, se ne esca fuori dicendo: ma noi i soldi non li abbiamo visti. Allora, di due l'una, o il sindaco della città metropolitana è talmente inadeguato a svolgere il suo ruolo che non sa che non ti arrivano i soldi con la valigetta sul tavolo, no? Devi fare un bando, avvia gli affidamenti, i lavori, eccetera, e poi i soldi arrivano. Oppure questi soldi sono andati da qualche altra parte e non ci voglio nemmeno pensare, perché sarebbe un qualcosa di molto grave. Anche qui chi ha governato dal 1970 continua a proporre delle soluzioni che fanno venire in mente soltanto una domanda: perché queste soluzioni non sono state proposte e programmate negli anni precedenti? Perché è chiaro che la situazione in cui versa in questo momento la FIPILI non è certo dovuta soltanto a questi ultimi anni o al post-Covid.
Quindi la verità è che è necessaria una strategia, servono degli investimenti massicci per raddoppiare le corsie in tutti i tratti dove questo è possibile e serve soprattutto una strategia che coinvolga anche il governo, perché non è possibile a questo momento che la regione possa fare da sola. E trovo che in questo momento la proposta di un SPA che debba gestirla sia fuori luogo e soprattutto non ben ragionata. Ricordiamoci che la regione deve anche cercare di dare dei fondi in più, perché sembra che ultimamente abbia dato 1 milione di euro in meno rispetto all'anno precedente. Quindi